Claudia Regina ha un'esperienza nel sociale, perché ha scelto di candidarsi? Allora, domanda vasta, perché ho scelto di candidarmi? Ho scelto di candidarmi perché in questi ultimi 5 anni di mandato della giunta Toti, secondo molti e secondo me che sono un tecnico, il terzo settore è stato comunque non dimenticato, dimenticato e non è stato gestito nella maniera adeguata, in modo particolare per ciò che attiene all'area infanzia, per ciò che attiene alle persone che sono affette dal morbo di Alzheimer. L'unico centro che c'era è stato chiuso e non ha avuto nessun sostegno per poter rimanere aperto. E ritengo che ci voglia un'umanizzazione dei servizi, così come ci voglia un'umanizzazione della sanità, perché ci sentiamo sempre troppi numeri. Magari ci possono anche essere più denari, però è come vengono erogati che non funziona molto bene. I progetti vanno visti, vanno condivisi con gli stakeholder, così come indicato in una legge specifica della legge 41, come era stata fatta nella vecchia amministrazione, in modo particolare dalla Lorena Lambaudi, per cui vanno fatti in quel modo, le persone devono essere coinvolte e coinvolta va vista la progettazione, non solo i vertici di chi sta, Scusate. dell'associazione di categoria, ma anche chi opera fisicamente sui territori, tutti i giorni in frontiera, e dunque bisogna sentire gli stakeholder interessati, ma non soltanto la parte politica, ma la parte operativa che conosce bene come organizzare i servizi.